perché hanno paura, perché devono fare questo viaggio di notte, non riescono mai a partire perché si inciampano sempre, e allora poi fa l'alba e restano su questa spiaggia, e finché, dice, per attraversare la fascia di mare servivano circa 3 ore, quindi ci voleva il buio. E allora dice, mettiamola ai voti, chi vota per partire domani notte? Ossena lì ha alzato la mano per primo e gli altri 2 subito dopo. Quelli accanto ha sospirato e ha detto, vabbè, allora dobbiamo aspettare, ripariamoci, lontano dal mare possibilmente. E gettando un'occhiata appuntita a Ossena lì ha detto, non sia mai che un'onda selvaggia ci attacchi mentre dormiamo. Ma Ossena lì non aveva capito la battuta, ha annuito e ha detto, ho un coccodrillo. E lo ha detto serio, spalancando gli occhi. Non ci sono i coccodrilli nel mare, ha detto mia carta. E tu come lo sai? Lo so e basta, stupido. Parli solo perché hai la voce e non sai nemmeno nuotare. Nemmeno tu sai nuotare. È vero, e Ossena si è stretto nelle spalle. Per questo ho paura dei coccodrilli. Che non ci sono, hai capito? Non ci sono. Vivono nei fiumi. Non ne sarei tanto sicuro, ha bisbigliato Ossena lì guardando l'acqua. In quel buio scuro, ha detto, spostando una pietruzza con la punta del piede, potrebbe esserci qualunque cosa. Questo libro ci prende 4 ore di tempo, ho capito giusto? Se tu lo leggi. Vi regala 4 ore di tempo. No, diciamo dura 4 ore. Touché, come si dice. Perché voi siete tutti in mezzo alla vita di Enayat, il gommone si è perso, Istanbul è dove è Roma, e che faccio, mi perdo il treno, e il dolore, come mangio. Cioè siete in una, no? Siete in un'avventura proprio. E poi ci sono come delle pause piccolissime, che sono queste pochissime domande che sono nel libro. Immagino che invece per scrivere il libro insieme Fabio e Nayat si sono fatti 1000 domande, e ho trovato molto bello a questa sospensione, no? Questo rispetto, perché è la storia di un altro essere umano, non è la tua. E allora di queste uniche 7 domande che gli fai, non lo so, ce n'era una che hai avuto più timore di tutte, più compassione prima di fargliela? Ma no, sinceramente non mi ricordo neanche poi quali intermezzi sono quelli in corsivo che ho inserito, perché sinceramente non è tanto che io abbia scelto delle domande in modo particolare, perché erano quelle tra le 8 milioni di domande che gli ho fatto in 7 mesi di ascolto, perché quelle erano quelle che mi interessavano. Mi interessava che il libro suggerisse, oltre che una storia, anche una pratica, che è la pratica dell'ascolto. Io penso davvero che l'ascolto oggi sia rivoluzionario, no? C'è questa frase che a me piace ripetere spesso, di Simone Weil, che disse in tempi non sospetti che l'attenzione è la più grande forma di altruismo. Ecco, cioè pensare che l'attenzione oggi sia davvero una piccola rivoluzione nella nostra quotidianità, e che questa attenzione possa passare attraverso l'ascolto, mi fa sentire estremamente bene. Cioè io penso, vuol dire, che società meravigliosa saremmo se quando incontriamo un migrante non gli chiedessimo i documenti, ma gli chiedessimo di raccontarci la sua storia, no? Una delle cose belle che mi capita di sentirmi dire dopo che la gente ha letto il libro è: mi hai cambiato lo sguardo. Cioè non riesco più a guardare questi ragazzi, soprattutto i minori, i migranti, con gli stessi occhi di prima. Penso sempre che dietro di loro c'è una storia. Prima lo sapevo, ma in qualche modo la superficialità con la quale i media ci presentano questo magma indistinto che sono gli immigrati clandestini, tutti uguali, no? Tutti grigi, tutti neri, come ce li presentano, ci faceva pensare che fossero tutte storie uguali. Invece ognuna è diversa, e allora diamo un nome a ogni storia, e per favore fermiamoci anche solamente 10 minuti, un quarto d'ora, una mattina, un pranzo, una cena accanto a qualcuno di loro, magari accanto alla badante che si occupa di vostra nonna, di cui magari non sapete nulla.